Oggi un momento importante anche per le imprese, tanti studenti ma anche talenti tarantini, molto spesso si parla di una fuga di cervelli. Abbiamo delle risorse umane qui a Taranto, come possiamo fare appunto per cercare di mantenerle nella nostra città? Sì, come voi sapete questa è la terza edizione e sta creandosi intorno a questa tecnologia una community, che è la community proprio dell'economia, della conoscenza e dell'innovazione. Un po' come è successo, come succede con le valanghe, no? Cioè inizia a cadere un po' di neve e poi travolge un po' tutto ciò che incontra. Diciamo che questo movimento, da 3 anni a questa parte, ha creato anche un po' di sensibilità a livello dell'istituzione della Camera di Commercio, perché dall'Arduino Day poi, non so se avete seguito, sono nate tante manifestazioni. Come diceva la Francesca Sanesi, si è iniziato a parlare di digitalizzazione, di innovazione. Cioè, praticamente con l'Arduino Day di 2 anni fa abbiamo aperto la cittadella delle imprese a giovani, studenti, professori, non conoscevano cos'era la cittadella delle imprese. Noi questo lo facciamo proprio perché i giovani, formatisi altrove, magari con esperienza, possano ritornare sul territorio. Infatti c'è una presentazione di una tesi di una studente, una laureata, neolaureata in economia, che ha fatto la tesi sull'economia della conoscenza e presenterà la sua tesi. Cioè, ci sono tanti movimenti. Noi abbiamo come community, quindi io sono tra gli organizzatori, la volontà e soprattutto l'ambizione di rimanere sul territorio e creare il terreno fertile per far tornare i nostri figli che stanno andando fuori a studiare. Perché se noi amiamo il territorio, tutti magari vorremmo andare via in un posto migliore, però se amiamo il territorio possiamo parlare anche di turismo, questi giorni se ne parla tanto, ma dobbiamo amare il nostro territorio, altrimenti chi viene si accorge che chi mi sta proponendo qualcosa non ama il proprio territorio e quindi avverte anche questa sensazione. Come risponde l'imprenditoria tarantina all'artigianato digitale? L'imprenditoria tarantina ancora forse deve capire cosa si può fare con i vari mezzi tecnologici. Ecco, diciamo che, parlerò anche di questo, c'è un professore dell'Università di Trento che si chiama Sandro Trento, che proprio lui dice che in Italia, non a Taranto, in Italia mancano gli imprenditori. Cioè gli imprenditori non sono quelli che aprono il bar, la pizzeria o il lavoratore autonomo o il professionista. Gli imprenditori sono quelli che hanno una vision, cioè un'ambizione, che creano da quello che hanno delle cose diverse. E possiamo fare degli esempi di imprenditori che stanno altrove. Finisco con questo concetto. Come mai, con questa domanda, come mai Airbnb, Google, tutto ciò che è la grande impresa, no? Come mai sta fuori? Dipende, magari sono persone che da qui sono andate lì a dare le idee, però abbiamo bisogno di istituzioni, di strutture che facilitano l'impresa, che mettono in collegamento la formazione, quindi le scuole, l'università, con le imprese. Credo che la cittadella delle imprese abbia capito questa apertura mentale e sia tra le istituzioni che possono insegnare agli altri come si può essere aperti.